Benvenuti a questa videoanalisi settimanale. Partiamo dal cambio euro-dollaro che, come vedete, è di nuovo lì, sempre su quei valori, intorno a 1,21,8. Insomma, ha cercato questa settimana di tornare indietro, ha testato 1,21, ma poi con la seduta di ieri si è riportato lì. Guardate questo livello davvero spartiacque, come si sta rendendo, diciamo così, efficace nel tempo e come tutto dipenda dai movimenti intorno a questo valore. Quindi stiamo a vedere che cosa succederà nella settimana entrante. Per quanto riguarda la situazione, ovviamente, del dollaro, rimaniamo anche sull'osservazione della sterlina che per ora rimane imbrigliata senza riuscire a superare, diciamo, quel livello di 1,42, 1,42,40, insomma, che funziona da forte resistenza. Allora, passiamo dalle currencies alle commodities, guardiamo per l'esattezza tutte e due molto interessanti, sia il petrolio che, come ho già indicato tante volte in settimana, rompe a rialzo una resistenza fortissima, quella dei 67 dollari barile, e si slancia secondo me con un target che potrebbe essere quello in area 75. Ovviamente ci sono dei livelli intermedi, già vediamo che quest'area fu un'area di resistenza, però ricordiamoci che siamo tornati indietro ai prezzi del 2018, quindi sono prezzi più lontani. Abbiamo anche, sempre con il movimento interessante, l'oro, che è vero che durante la seduta di giovedì ha avuto una fase, diciamo così, di cedimento, perché con il momento un po' di rialzo dei tassi, dei rendimenti dei tassi americani, ha avuto questa seduta di storno, però poi si è ripreso immediatamente. Quindi comunque ancora l'oro nei pressi dei 1900 dollari. Adesso questi 1920 rimangono il baluardo da superare per andare intorno ai 1965, che sono da considerarsi il target di periodo, mentre 1850 prima e poi l'area 1815-1800 sono i supporti che stanno sotto. Guardiamo invece adesso gli indici di borsa. Abbiamo l'S&P 500 che ritorna nei pressi del massimo storico, quest'area intorno ai 4230, che è un'area robusta. È un'area robusta e diciamo così, dovrebbe tenere botta, vedremo che cosa succede, mentre il Nasdaq non è sui massimi, ma sembra riuscire a superare questa resistenza di breve intorno ai 13.760 punti. Passiamo quindi all'Europa, dove abbiamo il DAX che invece fa la chiusura più alta settimanale della sua storia, 15.000, praticamente 700 punti. Lo vedete qui, molto bello il movimento del DAX. Anche l'Eurostock 50 fa un bellissimo movimento e chiude oramai mettendo nel mirino i 4100 punti, chiude a 4089, quindi 4090 un target già interessante, e poi 4100, e poi il nostro FIB che va a farsi la chiusura praticamente più alta degli ultimi 12 anni. Guardate qua, abbiamo superato anche i massimi dell'anno scorso, oramai possiamo considerare superato anche quel target, diciamo così, storico che 12 anni da 12 anni non riuscivamo a superare. Abbiamo tanti tanti titoli interessanti però da vedere. Cominciamo da quelli italiani, dove abbiamo, e ve li faccio vedere un po' in sfilata perché sono davvero tanti, tutti i potenziali breakout. Abbiamo il primo, Banca Generali, lo vedete qui, poi uno che ve lo voglio far vedere, è difficile tornare a acquistarlo, ma dopo il breakout dei 15 e 20, guardate, siamo saliti di 2 euro praticamente. Questo è un titolo bellissimo. Chi invece è in odore di breakout, e chissà, magari tra qualche settimana potremo essere qui che diciamo: ah, ecco, ce lo ricordiamo, è Banca Mediolanum. È in odore di breakout, vuol dire che deve uscire da questa resistenza, però guardate come tiene questa linea di prezzo che possiamo identificare, insomma, sopra 8,15, ecco, è il livello buono. Ancora titoli che hanno del potenziale, tra i titoli che hanno potenziale potremmo mettere Eni, dovesse arrivare a 10,60, superarli, fare chiusure sopra, questo sarebbe un buon livello, così come Leonardo ha un potenziale breakout, lo vediamo qui con chiusure sopra 7,30, per capirci, lo vediamo molto bene, e la stessa cosa può succedere a Mediobanca, che però secondo me il breakout lo ha già fatto, e quindi avendo chiuso sopra questi
9,90 e quindi sopra anche 10, soglia psicologica, secondo me questo titolo c'è. Segnalo ancora il titolo Telecom, perché anche qui è un breakout di mezzo. Io dico sempre che Telecom voglio vederla sopra 0,47, però se rompe questo livello c'è questo triangolo in formazione, il target a 0,46 potrebbe essere prossimo. Suggerisco anche a tutti voi, io lo faccio solo con la Serie A, di andarvi a vedere anche la Serie B, cioè il Midex, e poi la Lega Pro, cioè lo Star. Vi faccio vedere un titolo che ha magari del potenziale, questo sì, Cementir, che comunque scambi ne fa, si può fare anche meglio e andare sopra. Voglio anche farvi vedere dei titoli americani che secondo me sono interessanti e hanno del potenziale. Partiamo da questo Constellation Brands, lo vedete qui, una chiusura sopra i 242, diciamo dai 243 dollari in su, porterebbe secondo me un bel movimento. Andiamo a vederne anche altri, perché il mercato americano offre dei titoli molto interessanti. Guardate questo People's United, che sopra i 19,45 potrebbe offrire ad un bel breakout. Andiamo anche a vederne altri, perché abbiamo, vediamo qua, IDXX, lo vedete qui, IDX Laboratories, che offre invece uno spunto interessante per chiusure sopra i 566 dollari, lo vedete qui, quindi questo anche molto interessante. Ecco che ci troviamo invece con un titolo che non è sui massimi, ma che ha una congestione molto interessante, lo vedete qui del prezzo. Andiamo a vederlo in dollari nuovamente, siamo con Activision, che a mio parere per chiusure sopra 99 dollari darebbe il là a un bel movimento. Gli ultimi due che voglio mostrarvi sono due titoli che di nuovo hanno movimenti abbastanza simili, cioè questo Picard, cioè Paccar, che se dovesse fare chiusure, lo vediamo qua, che dovessero portarsi sopra i diciamo 96 dollari per azione, sarebbe estremamente interessante. E per ultimo possiamo andare a monitorare WHIS, che Unisys sarebbe il titolo, WHIS diciamo il ticker, che ha, dopo una grande salita, fatto una lunga congestione. Eccolo qui, guardate, se dovesse andare a superare anche questo massimo a 28 dollari aprirebbe uno scenario interessante. Quindi una bella carrellata anche di titoli americani per questa settimana. Direi è tutto, un saluto, ciao e alla prossima.